Il corso si rivolge agli studenti del terzo anno e ha la finalità di fornire gli elementi di base della psicologia clinica, quindi dare fornire delle informazioni su quelle che sono attualmente le teorie che guidano i ricercatori e i terapeuti che lavorano nell'ambito della clinica. Fornire loro una informazione di base su quelle che sono le tecniche terapeutiche che utilizzate a seconda dei modelli teorici di riferimento. E dare anche una prima informazione, perché alcuni dei temi che sono trattati nel corso sono temi che eventualmente saranno approfonditi nella laurea magistrale di psicologia clinica e verranno approfonditi dagli studenti che si rivolgeranno, che si iscriveranno alla laurea magistrale. Quindi vi dicevo, dare comunque degli elementi di base su quelli che sono gli strumenti dello psicologo clinico. Quindi si parlerà del colloquio clinico, quindi della tecnica, delle tecniche di colloquio clinico e dei test psicologici. Test psicologici, sia quelli sintomatici sia i classici test proiettivi. Inoltre il corso si propone di fornire gli elementi di diagnostici dei principali disturbi psicologici, utilizzando per la classificazione i sistemi attualmente in uso, in particolare il DSM-IV-R. Le teorie, perché per molti di loro è la prima volta che vengono un po' a conoscenza e si chiariscono un po' le idee su questo mondo variegato, delle teorie psicologiche che guidano l'operare dello psicologo clinico. E direi poi i disturbi perché anche in questo caso entrano nel vivo della clinica. Vedo un po' meno le tecniche diagnostiche, anche se insomma, sarebbe in realtà importante che lo studente approfondisse e si appassionasse anche a questi temi. Le teorie che guidano l'operato degli psicologi clinici trovano dei fondamenti nella psicologia generale e nella psicologia dinamica. Quindi, per poterle comprendere è essenziale avere delle buone conoscenze di base, sia di psicologia generale, ad esempio conoscere bene il paradigma dell'apprendimento, il paradigma cognitivo, e poi l'altro corso che è propedeutico è la psicologia dinamica, per quello che riguarda invece la teoria psicoanalitica. Otto crediti.
modalità di esame è scritta e con domande aperte sui temi del programma. Solitamente sono 4 domande aperte che gli studenti dovrebbero essere in grado di scrivere in un tempo di un'ora e mezzo circa. Serviranno per poter avere un primo orientamento sui loro interessi, quindi comprendere se la clinica possa essere il loro campo di interesse ed eventualmente proporsi di approfondire gli studi nella laurea magistrale. Per coloro che invece seguiranno altre vie, ad esempio altre lauree magistrali, l'utilità è comunque avere una conoscenza dell'operare del clinico, dei suoi strumenti e delle linee guida dei suoi interventi. Quindi è bene sapere, qualsiasi sia l'indirizzo che prenderanno, sapere come operano gli altri psicologi. Quindi.